Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un piccolo volo di prova con il DJI FPV. Perché dico di prova? Perché ho provato a montare la Insta360 Go 2 dietro al DJI FPV. Tutto questo per cercare di avere delle riprese in aggiunta a quelle anteriori, anche posteriori, e quindi magari riuscire a creare dei cinematic video con delle riprese ancora più entusiasmanti. Il supporto qua dietro, quello fissato alla batteria, l'ho fatto in PETG con la stampante 3D. Ovviamente ho fatto il PETG perché resiste al calore, visto che le batterie comunque scaldano, il PLA tende a smollarsi con il calore, mentre il supporto della Insta Go 2 ovviamente è fatto in TPU. Adesso ho fatto questa prova con questa angolazione, poi devo capire qual è l'angolazione più bella, quale crea più suggestione a livello di angolazione della telecamera, e poi ho anche in mente di creare una prolunga e girare la Insta Go 2 verso il drone, e quindi di avere l'inquadratura del drone mentre vola, quindi riuscire a creare una combinazione di immagini tra la telecamera anteriore e quella posteriore che inquadra il drone. Magari anche in quella situazione, secondo me, diventa una cosa davvero interessante, ma adesso intanto provo così. Oggi ho provato a dare questa inclinazione, che è più o meno un'inclinazione che dovrebbe rendere la telecamera con questa angolazione quando il drone vola, perché comunque il DJI FPV si inclina più o meno con un angolo di questo tipo, e quindi non so bene che risultato venga fuori. Io vi sto parlando adesso, ma il video ovviamente non l'ho ancora visto, quindi non so cosa ne viene fuori. Poi prossimamente, ovviamente, in base a questo video deciderò come inclinare o meno questa fotocamera. Quindi ragazzi, spero che questo video quindi ragazzi questo è solo un video test, lo farò qua nelle colline brianzole. Il panorama è fantastico, c'è un po' di foschia, quindi non è limpidissimo, come state vedendo, però l'ambientazione è bella, soprattutto con i colori autunnali, anche se è un orario un po' in cui il sole se ne sta già andando, che sono circa le 5. Quindi ragazzi, non so cosa ne verrà fuori, spero un video interessante, spero che le inquadrature della Insta Go 2 in accoppiata con quella del DJI FPV ricreino una situazione cinematografica interessante ed emozionante. Se il video dovesse piacervi ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, prime spoiler, è arrivato anche lo spoiler di questo supporto, ho già portato qualcosa. Sempre, se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un testo, un tutorial o novità. E adesso ragazzi, buona visione in questo cinematic video nelle colline brianzole con lui, DJI FPV e Insta360 Go 2. Decolliamo.